questo video approfondiamo il ruolo del soggetto esterno di monitoraggio nella costruzione di una relazione virtuosa tra pubblica amministrazione e cittadini, che comincia proprio da due concetti chiave contenuti nel patto di integrità: social accountability della pubblica amministrazione e partecipazione dei cittadini. La social accountability è la responsabilità del proprio operato che un ente, pubblico o privato, si assume nei confronti dei cittadini e riguarda decisioni prese, attività svolte, risorse impiegate, risultati ottenuti. Contribuisce alla buona reputazione dell'ente e consolida il rapporto di fiducia con la collettività. Per una pubblica amministrazione significa relazionarsi con i propri cittadini dando conto delle proprie politiche e delle proprie prestazioni, fornendo informazioni in modo semplice, aperto e trasparente. La trasparenza è condizione essenziale alla partecipazione dei cittadini, che può tradursi in semplice forme di accesso alle informazioni o in più complesse forme di consultazione e coprogettazione delle politiche. Scopo finale della partecipazione è l'empowerment dei cittadini stessi, che da destinatari passivi delle politiche diventano interlocutori diretti della pubblica amministrazione, presidiandone da vicino l'operato. Vediamo come questi due concetti vengono applicati all'interno del patto di integrità. Con la firma del patto, il soggetto di monitoraggio è responsabile nei confronti della pubblica amministrazione e dei partecipanti alla gara di appalto nel garantire il rispetto delle clausole previste dal patto stesso, ma non solo. È anche responsabile nei confronti dei cittadini e della società civile, cui deve dare conto di tutta la procedura di appalto, attraverso una strategia di comunicazione chiara, semplice e comprensibile, utilizzando strumenti adatti al contesto e alle caratteristiche specifiche delle comunità. In questo senso, Amapola interpreta la propria attività di monitoraggio come un lavoro di facilitazione dei flussi di informazione tra la pubblica amministrazione e i cittadini, utile a gettare le fondamenta di una relazione virtuosa. Di fronte a un'amministrazione aperta, la partecipazione dei cittadini può avvenire nei modi più diversi. In tema di appalti, però, il monitoraggio civico è la forma attualmente più diffusa. Vediamolo nel dettaglio. Il monitoraggio civico è una forma di cittadinanza attiva in cui i cittadini condividono metodi, strumenti e attività allo scopo di verificare come viene speso il denaro pubblico. Permette quindi di migliorare il livello di trasparenza delle procedure pubbliche attivando forme efficaci di controllo sociale e di confronto collaborativo con le istituzioni. Per essere possibile, il monitoraggio civico ha bisogno che la pubblica amministrazione metta a disposizione dati e informazioni in un formato aperto e riutilizzabile. Cittadini singoli o gruppi organizzati possono quindi consultarli ed elaborarli, traendo da questo lavoro osservazioni, richieste, proposte alla pubblica amministrazione che possono poi entrare all'interno di un report di monitoraggio pubblico. Questo strumento, oltre ad offrire utili feedback alla pubblica amministrazione per migliorare nella propria trasparenza, fornisce anche uno strumento di presidio della spesa pubblica e consente ai cittadini di costruirsi opinioni basate su dati oggettivi rispetto all'operato della pubblica amministrazione, potendo così valutarne le politiche e scegliere in modo più consapevole come utilizzare, ad esempio, il proprio voto. Viste le potenzialità di questo strumento, abbiamo deciso di utilizzarlo per sensibilizzare sul tema degli appalti giovani studenti delle Madonie, territorio in cui è in corso la sperimentazione del patto di integrità.